Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in casa, ma non è campionato, ma bensì Coppa Italia, perché come sapete l'altra volta, pochi mesi fa, insomma settimane fa, abbiamo vinto contro l'Udinese nella doppia sfida. E oggi abbiamo beccato la Roma, e in quanto Roma big match, a prescindere dal fatto che sia campionato o Coppa Italia, lo commenterò io e non Fabio Caressa e Luca Marchigiani. Queste sono le informazioni, poi vedremo meglio magari durante la partita, e giocano tutti i romanisti, perché come sapete i romanisti giocano quando sono contro la Roma, e mi pare giusto. Quindi direi che possiamo iniziare ora. 3, 2, 1, via! Allo stadio della vita di scena oggi la Coppa Italia, stadio quasi del tutto gremito per una partita comunque, per quanto sia importante per il blasone della squadra avversaria, ma ecco pur sempre la Coppa Italia. Siamo di sera, non della settimana, però YouTuber Steam è sempre appoggiato dai suoi follower, dai suoi fan, dai suoi tifosi. Eccoli infatti che stanno facendo un discorso pre-partita con il capitano oggi, il marchese bianco-nero. Oggi, come detto, in campo tanti romanisti per la sfida, appunto, e tre romanisti sono Xikov in porta, Gladiatore giallorosso 94 in difesa e Pablo giallorosso alla Mandzukic, ecco, diciamo così, visto che è stato un po' ritrovato in questa posizione. Nino con la palla, Alfred, NDB, Nino, NDB, per il marchese bianconero, Marchese, fuori di un po', insomma, un metro e mezzo. Prima azione di Tuber Steam, 1-2 veloce qua tra Nino, Alfrez e NDV. Poi NDV molto bravo, secondo me, nel passaggio filtrante. Un po' meno il marchese bianconero che si allunga troppo, andando quasi fuori con la palla. Certo, Coppa Italia non è forse l'obiettivo primario di Tuber Steam, ma come sappiamo, quando lo scudetto si fa difficile, le squadre perlomeno puntano a Coppa Italia, almeno per portare a casa qualcosa. Qua perde palla Nino Gessi. Riconfermato Kinoshi sulle tre quarti, dopo la buona prestazione sua e quella di Bibichan in fase di interdizione contro il Napoli. Perotti. Emerson Palmieri sulla sinistra, corso in mezzo, attenzione, pericoloso. Ecco infatti il gol che arriva di Dzeko. È proprio lui la minaccia. Diciamo che sulle palle alte soffre molto di Tuber Steam. Ricordiamoci la doppietta di Mandzukic contro la Juve, appunto. Classico errore. Questo perché la fisicità di Tuber Steam non è quella che è, insomma, però anche diciamo che ci sono gli errori di posizionamento. Poi Jacob è un gigante, quindi tutto viene da sé. Riguardiamo l'azione, ricordiamoci che valgono doppi gol in casa, in Coppa Italia, quando sia eliminazione diretta con doppio turno. E beh, qua ovviamente Football is My Life non può competere con un personaggio alto 15 cm circa, se non di più, più alto di lui, insomma. Guardiamo qua, niente da fare. Neanche Sikol può parare un tiro col colpo di testa così angolato. Il braccio con Emerson Palmieri che ha fatto il cross e l'assist. Ricominci il Tuber Steam ora con il marchese bianconero che l'appoggia a Football is My Life, che nonostante l'errore comunque ha fatto una buona prestazione contro il Sassuolo poche partite fa. Giallo rosso. Kinoshi con la palla. Nino. Si gira Nino, molto bravo. Bravissimo il marchese bianconero per Kinoshi, il primo gol in maglia. Rosso, bianco, bianco, rossa. Kinoshi aspettava questo momento da tempo, è arrivato oggi in Coppa Italia. Bellissimo l'azione comunque tra Nino, Marchese e ovviamente qua bravissimo Marchese a trovare Kinoshi che l'appoggia molto bene. Kinoshi ha un bellissimo piede, ma è stato molto sfortunato in occasioni che l'hanno visto vicino alla porta. E oggi la fortuna è dalla sua parte, comunque complice la bravura nel fare questo inserimento e nel cercare l'angolo in cui il portiere non si butta. 1-1, pareggiano i conti subito, praticamente il Tuber Steam contro Roma. Kinoshi saltato fa pressing anche dove non dovrebbe farlo, ma l'importante è farlo, insomma. E ecco qua la Roma. Attenzione, bravissimo NDV che torna. Fa buona guardia. E cambia gioco, attenzione, un po' rischio in realtà, cambia gioco malino, però è bravo Football is My Life e colpo gol. Sequel per Football is My Life. Pablo Giallorosso in questa posizione, lui è una mezzala, ha adattato anche l'esterno di centrocampo, diciamo, alla Mandzukic. Ecco, forse un po' la Perotti in questo caso. Giallo rosso per Football is My Life, per Kinoshi, il nostro bomber di giornata. BB Channel, si gira BB Channel, molto bravo con la palla. Pablo Giallo rosso, cross in mezzo, attenzione per il marchese, il tiro in rete incredibile. Il marchese bianco 2-1 per YouTuber Steam. Che gol, che colpo di testa, il marchese, il bomber di questa squadra. Bellissimo ovviamente il cross di Pablo Giallo rosso. La squadra si abbraccia, la gioia è tanta. Riguardiamo qua Kinoshi, ormai fenomeno.
Ibiciane molto bravo con questo movimento qua, si porta via l'uomo. E qua giallo rosso di sinistra, molto teso per il Marchese che non può che far gol. Skrupski non può nulla. Riparte la Roma intanto, con il solito Dzeko che la smista molto bene per Florenzi sulla destra, la tiene in campo, arriva Fortuna My Life che scivola via. Attenzione, cross in mezzo, Dzeko questa volta non ha la meglio. Nino Gessi può partire contropiede con Nino. Marchese. Marchese si gira, non gli danno fallo, ma anticipa Nino, Alfred sulla destra. Alfred molto bravo a andare via. Alfred per Kinoshi, ancora lui, eccola la rete di Kinoshi, doppietta. Sì, vabbè, Ronaldo Kinoshi. Kinoshi, doppietta, dopo non aver mai visto la porta con YouTuber Steam, dopo più o meno quante, 20-25 partite qua la squadra, trova una doppietta contro Roma, quindi una partita importante. Guardiamo qua al volo, tra l'altro. Diciamo che Kinoshi in questa posizione di trequartista, per quanto sia molto bravo anche come regista, però trequartista sa fare degli inserimenti in modo molto veloce e preciso che magari altri giocatori un po' più fisici non riescono a fare. Invece lui con la sua insomma statura e fisicità riesce a fare questo e quant'altro. Riparte la Roma per l'ennesima volta, la terza. Sicuramente i miei colleghi youtuber romanisti stanno esultando più per la nostra prestazione che per quella della Roma. Mi pare giusto visto che comunque sono tesserati, quindi il professionismo, la professionalità di questi giocatori è sempre molto alta. Finisce qui il primo tempo, 3-1, doppietta di Kinoshi e il Marchese per Dzeko per la Roma. Diciamo una partita che è iniziata male per YouTuber Steam, ma che si è messa subito in carreggiata, portando a casa per ora i provvisori, non dico 3 punti perché è eliminazione diretta. E intanto ecco qua le statistiche, sì, confermo quanto detto, YouTuber Steam ha fatto la partita da quel gol della Roma in poi. Ci vediamo fra pochissimo con il secondo tempo, a dopo. Ecco già un doppio cambio per YouTuber Steam, forse anche forte del vantaggio, anche se non deve calare l'attenzione perché la Roma è la Roma. Però prende quella palla appunto BB Channel, quindi dimostrazione del fatto che l'attenzione non è calata, anzi vuole fare ancora gol col Marchese Bianconero. Che cosa fa il Marchese Bianconero? Vabbè. È il Marchese Bianconero che cerca di stuzzicare il portiere andando addosso, dare più fallo, però vabbè, non importa. Infatti lo stadio mormora, cioè, fa sentire il suggio appunto, non importa. E Sciavi per Dzeko. Kinoshi, attenzione alla Roma. Con Florenzi per Esciaravi e quella per Florenzi. Futumas My Life fa buona copertura. Sì. Florenzi pal out, palla sui piedi, tre piedi, quindi di sequel. Che la dà subito al suo compagno di tifo, gladiatore giallo rosso 94. Lezione. Leo Minà, il nuovo subentrato. BB Channel, l'interditore. Ormai lo chiamiamo così. Leo Kinoshi, il marchese bianconero. NDV, ma cerca subito sulla corsa Alfred che è sulla destra, posizione avanzata dal suo sfondo, il cross di Alfred, cross in mezzo, il Marchese, rete, doppietta anche per il Marchese bianconero, per quella di Kinoshi. Una squadra che ormai è veramente motivatissima e non fa fatica a trovare il gol, una squadra della Roma che inizia a essere un po' troppo disordinata, anche se qua c'è da dire che De Rossi segue praticamente il Marchese per buoni 20 metri e se lo perde proprio nell'ultimo decisivo, guardate. Qua il Marchese si ferma, De Rossi, il Marchese, tac. Bravissima Marchese, bravissimi tutti, bravissima YouTuber Steam. Dzeko per De Rossi, il capitano. Oggi il capitano è Marchese, ricordiamoci che Deglio serve una presenza in meno per un po' di riposo, giustamente, la Coppa Italia. Attenzione El Shaarawy, fuori gioco di El Shaarawy. Riguardiamolo, sì, netto. Quindi la palla, però prima della palla per YouTube Steam, il cambio, e Shaarawy per De Frel. De Frel per Shaarawy, insomma. Football. BB Channel. Leo Kinoshi. Nino GFC. HILMNOP, quello scrivi Z. Alfred. Marchese. Lentamente, Marchese però trova l'inserimento di Kinoshi. Cercava la tripletta e portarsi quella a casa, non ce la fa, ma Kinoshi in questa posizione è veramente una novità assoluta. Ciccio Graziani, qui è stato bravissimo
a capire questi pregi, queste doti di Kinoshi e mettere in una posizione forse migliore delle sue di sempre. Diciamo che Kinoshi ha sempre giocato come regista o A2 in questo stesso modulo, ma mai come trequartista, quindi così avanzato. Diciamo che è arrivato un po' dopo l'intuito di Mister Ciccio, ma è arrivato al momento giusto, evidentemente, col pareggio contro il Napoli e con questa quasi vittoria contro la Roma. La palla è nei piedi, tra i piedi di Roma, della Roma, non di Roma. Attenzione. Il tiro potentissimo, ma Sequel fa la prende senza problemi. Football. Gladio. Ecco, bravissimo Papichan per football. Attenzione, football. Marchese, si gira. Pressato dal 6, che è stato. Ma no, che cazzo, non so. Attenzione, NDV. Alfredo. Kinoshi che si gira, cosa farà adesso? Tirerà. Manca poco, ci sono tre gol. Kinoshi ormai è il trequartista fenomeno di questa squadra. Riguardiamo l'azione, un po' confusionaria, ma alla fine ci ha trovato un po' un senso con questa finta di corpo di Kinoshi, Nainggolan un po' nulla, o meglio, un po' nulla di fronte alla bravura eterna, immortale, insomma, dell'irreprensibile Kinoshi. Queste sono le palle ricevute, come avete visto. La Roma in possesso palla con Dzeko, sempre lui il migliore dei suoi. Chino per il Marchese. Il Marchese lo vede, non lo vede. Attenzione a Kinoshi. Per il Marchese. Marchese la finta. Marchese la finta. Ma va a fare il Marchese. La tiene con il Marchese. Per Matt. Vivi. Vivi da fuori il tiro. Rete incredibile dei Vivi Chan. Lo meritava, 5-1 YouTuber Steam, meritava questo gol di B Channel perché stava facendo due partite mostruose, quelle, le ultime due. E qua un mezzo errore Marchese, ma poi bravo a rimediare, bravissimo, ma destroyer, bravissimo il tiro, però vabbè, poi c'è ovviamente la sfortuna anche dei difensori che intercettano la palla, la deviano in rete, ma ovviamente è un gol meritato per la supremazia territoriale di possesso che stanno facendo i bianco-rossi, rosso-bianchi, insomma, decidete voi che ordine dare all'aggettivo. Esce Perotti, entra Under, come volete chiamarlo. Ricomincia per l'ennesima volta, ma quasi finita. Infatti, finisce qui la gioia, cioè commensurabile, incalcolabile. Di YouTuber Steam che vince 5-1, addirittura dopo 1-0. Quindi, una rimontata pazzesca con 4 gol sopra il pareggio provvisorio. Una gioia pazzesca. E qui guardiamo tutta quella che è la supremazia di questa squadra totale in tutti i dati che vedete, forse tra i passaggi, vabbè, ma insomma, anzi in realtà i usciti sono più a YouTuber Steam pur avendone fatte meno, quindi ad esempio direi che quella è supremazia totale. Tutto, passaggi intercettati, 6 di cui Vivi Channel non so quanti. Questa è una squadra che sa fare molto bene, una squadra che merita qualcosa di più di quello che sta facendo attualmente, una squadra che sogna sempre, come fino al primo giorno in cui è nato YouTuber Steam. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, alla prossima partita, che sarà quel che sarà, come sempre, Road to Glory. Fino alla fine, forza, YouTuber Steve. Ciao!